In questa lettura criminogena della società, gli imprenditori privatizzano i profitti e socializzano le perdite. Ecco, io mi chiedo se lei non si rende conto di essere un po' diventato una caricatura. Il problema è che io ho visto da vicino queste cose. Ho visto cose orribili che in qualsiasi paese cancellerebbero queste persone dalla vita pubblica. Qui non succede niente. Anche io ho visto delle cose orribili, dottor Davigo. Il ministro Mannino è stato assolto dopo una vicenda giudiziaria lunga 30 anni, 3 volte, che lo ha praticamente distrutto sul piano personale, no? La domanda mia è questa. Come si può evitare questo orrore di inchieste che vengono condotte contro ogni ragionevolezza? Non vogliamo dare una responsabilità civile ai magistrati. No, c'è la responsabilità civile. Ma non funziona, come lei sa, no? Perché allora Rifiutate la valutazione di merito? Intanto non è vero che non vogliamo le valutazioni di professionalità, i magistrati vengono valutati ogni 4 anni, sia per la progressione economica, sia se ne tiene conto al fine di conferimento di uffici semidirettivi o direttivi. Ci sono casi in cui il processo trova il vero colpevole, ci sono casi in cui non lo trova, ci sono casi in cui trova quello sbagliato. Questo in larga misura non dipende da benaggine dei magistrati, ma dalle regole processuali. E quindi mi perdoni, se la polizia e il PM si convincono che quello l'ha ucciso, quella diventa no, verità storica? No, si convincono, se hanno le prove che l'ha ucciso. Mi perdoni. Se hanno le prove che l'ha ucciso, ma è una cosa del tutto diversa. Se hanno le prove, aggiungono a un giudizio. Non valgono nel processo. Mi perdoni. Quelle prove non valgono nel Benissimo. Processo. Benissimo. Però se hanno le prove si giunge anche a un giudizio di colpevolezza. Quando per 3 volte si arriva a un giudizio di assoluzione... Ma sta parlando di 3 processi diversi, ma che vuol dire? No, io sto parlando del primo grado, dell'appello e della Cassazione. Va bene. Poi vorrei chiederle una cosa. Lei ha detto che i giudici vengono valutati ogni 4 anni. Sì. Beh, diciamolo ai nostri concittadini che ci ascoltano. Lei lo sa a che cosa proda il giudizio di valutazione, che è un giudizio che incomincia con un'autovalutazione? Nel 99% dei casi ha un giudizio positivo. Nello 0,70 ha un giudizio né positivo né negativo e nello 0,30 ha un giudizio negativo. Le corporazioni cioè, sono sempre di che corporazioni, parliamo? Dottor... A chi vuole farla credere? Cominciamo a dire una cosa. Cominciamo a dire una cosa. In caso di 2 valutazioni negative consecutive uno va a casa. Ma quando ci sono stati? Ci parli sono di un stati. Caso? Pochi, ma ci sono stati.